Ci concentriamo oggi sulle cappelle. Qui abbiamo 9 cappelle. L'incontro si intitola Spunti iconologici, per cui non affronteremo in maniera sistematica, in maniera frontale, le 9 cappelle, ma faremo un percorso collaterale. Quindi, anziché, immaginate un testo, leggere riga per riga, andremo a cercare nello spazio bianco tra una linea e l'altra. Questo lo faremo sia a livello archivistico, storico, ma anche e soprattutto a livello iconologico. Cioè vedremo quello che dell'opera non si vede, cioè l'intenzione della committenza. Ogni volta che facciamo un incontro è completamente diverso dall'altro, è un po' come il prisma che scompone il raggio di luce, no? nei 7 colori dell'iride, quindi ogni volta assumiamo una prospettiva differente. Quello di oggi è stato calibrato, pensato, ci siamo preparati specificatamente per voi, per questo incontro particolare. Come archivista ho il dovere di precisare che noi ci troviamo in questo momento nella Cattedrale di San Giovanni di Macerata. Cioè, con decreto pontificio, la Congregazione dei Vescovi, il 17 dicembre 2022, ha unificato il nome, non la diocesi era già unificata, perché precedentemente si chiamava Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia. Per cui Papa Francesco ha deciso di semplificare le cose come è nel suo stile e di chiamare questa aggregazione di diocesi Diocesi di Macerata e di eleggere come cattedrale la chiesa di San Giovanni, dei Santi Giovanni, perché Giovanni Evangelista e Giovanni Battista in pratica. Quindi questa ci troviamo nella cattedrale di Macerata.